un tentativo di sbloccare la trattativa per Riccardo Calafiori, la Juventus avrebbe proposto al Bologna l'inclusione di Arek Milik, attaccante polacco in uscita dal club bianconero. Tuttavia, il trasferimento di Milik non si prospetta semplice per una serie di ragioni. Il primo ostacolo è la volontà di Milik di rimanere a Torino. L'attaccante spera di impressionare il nuovo allenatore, Thiago Motta, e ritagliarsi un ruolo significativo nella squadra. Questo desiderio di permanenza complica notevolmente le possibilità di un suo trasferimento. Milik nell'affare Calafiori, scambio con il Bologna. Il secondo problema riguarda lo stipendio del giocatore, che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerevole che il Bologna potrebbe trovare difficile da sostenere. L'unica soluzione praticabile sembra essere quella di un prestito. In questo scenario, la Juventus dovrebbe essere disposta a coprire una parte dell'ingaggio di Milik, rendendo l'operazione più sostenibile per il Bologna. Tuttavia, resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi tutte le esigenze coinvolte. Come scrivono da La Gazzetta dello Sport, la Juventus spera che questa mossa possa facilitare l'arrivo di Calafiori, ma il futuro di Milik rimane incerto, con molte variabili ancora in gioco. Certamente l'obiettivo del polacco è quello di rimanere a Torino, dove ha dimostrato di trovarsi alla grande e di esserci nei match decisivi. Le sue giocate ma anche la sua esperienza possono essere di grande aiuto nel proseguo della stagione, laddove la Juventus dovrà giocarsi anche, tanto, in Europa, quel palcoscenico che ricalca dopo un anno di fermo. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori novità in merito alla questione, con il grande auspicio che la società sceglierà il massimo per la squadra del presente. Juventus, Giuntoli vuole Di Lorenzo. C'è il prezzo. C'è anche Giovanni Di Lorenzo tra gli obiettivi di mercato della Juventus. Il terzino del Napoli ha deciso di lasciare dopo 5 stagioni, considera finito il suo ciclo in azzurro e ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova sistemazione. Qualcosa con l'ambiente si è rotto da tempo. I fischi delle due curve al momento della sostituzione con Pasquale Mazzocchi, o l'85 della sfida contro il Lecce giocata ieri al Maradona, hanno lasciato il segno. Il capitano dell'ultimo scudetto ha capito che non è più considerato una certezza, un insostituibile. Da qui la volontà di fare la valigia, nonostante un contratto in scadenza nel 2028, con opzione fino al 2029, da 3 milioni di euro netti all'anno. Il Napoli quest'anno ha cambiato 3 allenatori, Garcia, Mazzarri e Calzona, ha incontrato ogni tipo di difficoltà, Di Lorenzo non si è mai nascosto. Ci ha messo sempre la faccia. È vero che non è stata la sua migliore stagione, ma in alcuni casi le critiche hanno superato ogni tipo di limite. E dopo la conferma avuta della mancanza di stima da parte del presidente è arrivata la conferma dell'addio. A confermarlo è l'agente del giocatore Mario Giuffredi a TV Play. Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi. C'è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un'offerta e ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto ha spiegato al DS Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Su Di Lorenzo c'è il forte interesse dell'Inter, che prima però deve risolvere la questione Dumfries e la Juventus. Giuntoli stravede per l'ex difensore di Empoli e Matera, e sta lavorando per portarlo a Torino.
in bianco-nero può garantire esperienza, ad agosto festeggerà 31 anni, ed utilità. Un profilo come quello di Danilo, in scadenza nel 2025, del quale potrebbe essere il sostituto. Il problema potrebbe essere rappresentato dalle richieste di De Laurentiis, che per il momento ha sparato alto, oltre 25 milioni di euro. Chiesa scatena il putiferio, sorride anche Allegri, ne parlano tutti. Il destino di Federico Chiesa si deciderà nelle prossime settimane, ma intanto si sta scatenando una nuova bufera che riguarda anche Allegri e Thiago Motta. Il futuro è adesso per la Juventus che, dopo aver esonerato Massimiliano Allegri, ha trovato più gol e maggiore rilassatezza nei due match con Montero in panchina. Ora i tifosi aspettano Thiago Motta, che si è già liberato dal Bologna, e con lui una nuova idea di gioco e un nuovo assetto tattico, che potrebbe portare risultati importanti per il club bianconero. In molti pensavano che l'addio del tecnico livornese avrebbe portato a una svolta sostanziale anche per il destino di Federico Chiesa, che con l'ex allenatore del Milan proprio non riusciva a esprimersi al meglio per la zona di campo occupata e i continui rientri in fase difensiva. In realtà, secondo quanto si vocifera negli ultimi giorni, le cose non dovrebbero cambiare più di tanto con Motta in panchina. Infatti, l'ex mediano dell'Inter del triplete gioca con due laterali offensivi, ma chiede un lavoro estenuante sulle fasce, per cui Chiesa non sarebbe proprio il calciatore perfetto per lui. Per questa ragione, sono in corso le valutazioni della società sul rinnovo di contratto dell'ex fiorentina. L'attuale accordo scadrà a giugno 2025, senza alcuna certezza per il futuro. Il futuro di Chiesa è in bilico, i tifosi sono scatenati, di fatto, potrebbe non cambiare tanto rispetto all'era Allegri e molti tifosi l'hanno sottolineato sui social, evidenziando che forse il problema non era esattamente l'allenatore. Che sia nostalgia o gratitudine per il livornese non lo sappiamo, ma molti hanno preso la palla al balzo per eliminare delle colpe dall'operato dell'ormai tecnico della Juventus. Sul web, in molti si sono scatenati sull'argomento, anche i supporter della Roma che, in realtà, vorrebbero l'esterno della nazionale nella capitale. La sensazione è che, se non arriverà la firma del contratto a giugno, il mercato sarà vibrante attorno a Chiesa, con la Juventus che avrebbe necessità di monetizzare il suo trasferimento, prima di perderlo a parametro zero tra un anno. Come sottolineato da Marcello Chirico durante la diretta di Controcalcio, il ragazzo non avrebbe intenzione di accettare un contratto ponte di un anno e vorrebbe un aumento di ingaggio. Nelle prossime settimane, capiremo molto di più sul suo futuro e soprattutto se sarà ancora a Torino o meno.